Beh, che emozione è dopo poche ore risvegliarsi con questa medaglia? Insomma, raccontaci le tue sensazioni, sono passate poche ore. Beh, è molto molto emozionante, anche perché appunto, come dicevo, ero davanti al pubblico di casa, ero la padrona di casa, quindi, e nel 100 era veramente una gara combattuta, non penso negli altri anni quanto, cioè, che non fosse stata così combattuta, e quest'anno lo era, per cui sono felice. Quello che importa in queste manifestazioni sono le medaglie e sono felice di averne presa una, perché non era scontato. Marcella dice che la medaglia è importante rispetto al tempo in questo caso, ma tu hai fatto anche il tempo perché hai fatto un nuovo record, quindi la marcia verso Parigi procede che meglio non si può, insomma. No, infatti il fatto che io sono arrivata qua a questo campionato bene e sto continuando a progredire anche se di un centesimo, per me è fondamentale, anche perché vuol dire sei sulla strada giusta. Il fatto di aver fatto due tempi molto simili nell'arco di un'ora per me è un buon segnale, che vuol dire appena beccherò delle condizioni favorevoli senza più pioggia, con un buon clima, vuol dire che potrò correre i tempi che mi aspetto di correre, per cui ho lavorato tanto. Senti, cosa ti manca secondo te? Dove puoi migliorare tecnicamente per scendere sotto gli 11? Beh, considerando che da 11.01 a 10.99 è tanto così, vorrei, cioè, non è tantissimo, per cui devo solo beccare la gara giusta, correre come so correre e basta. Senti, per le Olimpiadi di Parigi, chi è secondo te l'avversario più difficile per arrivare ad ottenere magari un'altra medaglia? Beh, sono tutte avversarie, considerando dalle giamaicane alle americane, per cui io dico devo fare il mio e cercare di scendere sotto gli 11, che per me già sarebbe un passo importante. Ecco, invece con il resto della squadra vi aspettate una risposta calorosa dal pubblico, l'Olimpico sarà la serata finale, insomma, cosa chiedete al pubblico per spingervi ad un'altra medaglia? Beh, sicuramente ieri il fatto di aver sentito il boato, questo ha fatto tanto, quindi mi aspetto che tanta altra gente venga a sostenerci, anche perché questo aiuta il sentire il pubblico di casa, anche perché non so tra quanto altro tempo potremmo fare un altro campionato in casa, per cui è importante ed è soprattutto molto fondamentale il sostegno del pubblico italiano. Grazie.